Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Zona di Andria, di Corato, di Bitonto. Qui tutte le annate sono anni di vacche magre. Non gleba, non zolle, ma croste di terra e pietre. E poche cipolle per il desinare. Questa è la vita dei braccianti pugliesi. Con le pietre si costruiscono le capanne per quando fa notte e loro si trovano troppo lontani per tornare a casa. I solchi li fanno ancora con l'aratro a chiodo. Lavorano in media 170 giorni l'anno, ma la famiglia bisogna sfamarla tutti i 365 giorni. Ogni mattina vanno in piazza a cercare l'ingaggio. Già sono sorte le comunità dei braccianti, un primo spiraglio, perché non vogliono dire soltanto maggiore garanzia di lavoro, vogliono dire speranza, che spesso vale quanto il pane. Signore, fermatevi. Senta, le dispiace rispondere alla nostra domanda? No! Voi siete raccoglitrici di olive? Sì. Di dove venite? Cerebau. Senta, e quante siete qui in questa zona? Siamo un 40.000. 40.000? Signore. Senta, noi tra poco verremo a farvi delle fotografie. Siete contente? Sì, signore. Allora grazie, buona giornata. Grazie, grazie. Tutti i giorni, al tempo delle olive, migliaia di donne lasciano all'alba il paese per raggiungere i campi di raccolta. Queste sono calabresi della zona di Gioia Tauro. Vengono anche da Rizzicoli, da Tauria Nova, da Giulia Nova. Si spostano a gruppi aspettandosi agli incroci delle strade. È un esodo che si ripete ogni anno e che da centinaia di anni avviene nella stessa maniera. Pronto. Senta signora, dove abita lei? In Tauria Nova. E quanti chilometri fa al giorno? 8 chilometri alla mattina e 8 alla sera. Cioè 16 chilometri? 16 chilometri. E li fa tutti a piedi? Tutti a piedi. Quando si alza la mattina? Alle 5. Alle 5. E quando rincasa la sera? Per 6. Alle 6 di sera. Ha figli signora? Sì, 5. 5 figli. E che fa appena è tornata a casa? Quando vai a casa cucino, lavo, preparo. E quando va a letto? Le 9:15, alle 8:30. Signora, senta, è duro far sempre la strada a piedi, vero? Sì, è troppo duro. E la sera come vi sentite? Quando andiamo a casa mi piace nemmeno il mangiare. Voi andate sempre a lavorare? Sì, signore. Anche quando piove? Sì. E le bambine non si stanche? No, sono abituate le creature. Ma li avrete dei camion presto, no? No, attualmente no, per il momento. In appresa poi... Speriamo di sì. Speriamo di sì. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, arrivederci. Del lavoro delle olivicole è dunque parte essenziale anche questo pellegrinaggio che si ripete ogni giorno. Le raccoglitrici d'olive passano l'intera giornata sul campo. In inverno sono circa 10 ore di raccolta, in primavera anche 12 o 13. Il salario contrattuale è di 64,50 lire all'ora, ma in molti casi si applica una specie di cottimo. Molte donne mettono insieme sì e no 300 lire al giorno. Le retribuzioni variano dalla prima alla seconda raccolta. Sentiamo come sono pagate durante la prima raccolta. Nei primi tempi dell'olive, quando facciamo poche misure, che ce la pagano in olio. Cioè, vi pagano in natura? Cioè, vi danno tanto olio? Ogni misura ci danno un litro di olio. Ho capito. Poi, in appresso, quando incomincia a cadere più olive e facciamo più misure, ne pagano solo. Ah, ecco. E voi l'olio lo rivendete o lo consumate in famiglia? No, no, lo consumiamo in famiglia. Ecco. La seconda raccolta invece, com'è che la fate? La facciamo col cerniglio. E che cos'è il cerniglio? Allora, sì, il cerniglio è cerniglio, così. Ah. Il cerniglio è una simulosa pietra.
E durante gli altri mesi dell'anno, lei che fa? È casa, disoccupata. Senta, signora, quindi pagano ora? No. Ah, quindi siete pagate a cottimo, no? Ciunde cogliamo e ciunde raccoltiamo e ciunde pagamo, no? Ho capito. Allora, quanto potete guadagnare di media al giorno? Potremmo guadagnare 600, 700, 800, questo che guadagniamo. E se fa brutto tempo o piove? E se piove facciamo un soffoco, facciamo 4, facciamo 5, no? Signora, sì. A proposito di pioggia, perché andate scalze? Perché non avevo moneta non di cattamo, perché lo lavoro al poco. E quando ve le mettete le scarpe? Di mattino a Marapella quando siamo al paese. Sì, e compagni lavoratori d'Italia. In occasione del 1° maggio, la vostra grande organizzazione unitaria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, invia a tutti voi e alle vostre famiglie il suo saluto fraterno. Col ritorno del maggio, nel pieno rinnovarsi della natura, si ravviva la nostra fede nella conquista di un destino migliore, che garantisca a tutti gli italiani lavoro e stabilità di vita, benessere e tranquillità. Il lavoro eleva gli uomini e li affraterna tutti, al di sopra di ogni frontiera. È perciò che il 1° maggio è la giornata in cui i lavoratori di tutti i paesi, di tutte le lingue, di tutte le razze, riconfermano il patto della loro solidarietà e ribadiscono il loro impegno storico di marciare uniti sulla via della propria emancipazione sociale che libererà tutta la società da ogni forma di sfruttamento e di servaggio dell'uomo sull'uomo e permetterà a tutta l'umanità di conquistare livelli superiori di giustizia, di benessere, di libertà, di pace e di fratellanza fra tutti i popoli della terra. Il 1° maggio è anche giornata di rassegna delle forze organizzate del lavoro. È giornata in cui i lavoratori fanno il bilancio, anche il bilancio dei risultati conseguiti dai lavoratori italiani. Nel corso dell'anno può definirsi positivo, ma siamo ben lontani dalla conquista di un livello di vita soddisfacente per i lavoratori italiani. La disoccupazione che affligge tante e tante famiglie italiane segna ancora un aumento. Di questa situazione approfittano alcuni ceti fra i più privilegiati del nostro paese per instaurare nei luoghi di lavoro una disciplina dura e ingiusta, fatta a base di discriminazioni e di rappresaglie, allo scopo di dividere e scoraggiare i lavoratori, onde sottoporli a uno sfruttamento sempre più intenso e conseguire maggiori profitti. In questo 1° maggio, che coincide col decennale della gloriosa resistenza italiana, i lavoratori rivendicano altamente il libero esercizio delle libertà sindacali e dei diritti democratici in ogni azienda. 11 settembre 1969. Comincia l'autunno caldo. L'Italia è attraversata da un'ondata di proteste e lotte sindacali operaie favorita dal clima politico del 68. La mobilitazione inizia in coincidenza con la scadenza triennale dei contratti di lavoro, in particolare quello dei metalmeccanici. Gli operai delle grandi fabbriche, che si battono per l'adeguamento dei salari, trovano degli alleati negli studenti, che hanno dato vita ad agitazioni con cui reclamano il diritto allo studio per tutti gli strati sociali. Mercato del lavoro, articolo 18. Temi tabù, temi che scottano, capaci di spaccare in due l'intero paese, ma non solo. Chi li tocca, muore. Massimo D'Antona, consulente del ministro del lavoro Antonio Bassolino, viene ucciso a Roma il 20 maggio del 99. È l'anniversario dello Statuto dei lavoratori. D'Antona è l'uomo del nuovo patto sociale. C'è la sua impronta sull'accordo del 23 dicembre del 99, quello che apre una nuova stagione di concertazione nelle relazioni sindacali. 3 anni dopo tocca a Marco Biagi, anche lui consulente del Ministero del Lavoro. Viene ucciso a Bologna, di fronte casa. Ha messo le mani su una materia incandescente, la riforma del mercato del lavoro e l'abolizione dell'articolo 18. Poco dopo la sua morte, Roma è invasa da 3 milioni di persone, scese in piazza per dire no al terrorismo e difendere l'articolo 18. E di libertà di licenziare si continua a parlare ancora oggi, in un momento di pesantissima crisi economica e di nuove forti tensioni sociali. Ha commesso il reato più grave che si poteva fare. Ha rotto, rifatto 3 generazioni. Ne ha messo a me a 50.
50 anni, 3 anni di accettazione contro miei figli disoccupati. La perdita del lavoro è un dolore che non si può quantificare. Sei un assistito, sei una persona che non se lo guadagna più. Non si doveva arrivare a questa situazione. È un dovere raccontare, ma non è che sia una... È un dovere raccontare, non so. Italy line, no Italian man can work for you, and they pay him 25 euro a day. Au be broke, bring bujom tioti John. Lefuri bujom la nujam be broke. Loturi, loturan. Mante kule mena kon blame frano, barana. Alors que une personne normal tu ne dois pas faire 4 heures de temps, tu es en train de planter, partir. Ça donne des vertiges parce que le sang même ça vient jusqu'à aux yeux maintenant. When you go forward, they say the fight is white. The white cannot. Enter. So, yeah, I think it's a huge life. You can go. Il n'est pas bien du tout dans son boulot là parce que ça risque de coûter ta vie quoi. We are all human beings. You think that how you feel pain? Listen to how I feel pain. You know wonder that all of human beings we have one blood, red. Nobody blood is green. Je fuis aux armes sans prendre mon argent. Parce que je fuis parce que vivre dans la liberté vaut mieux que mourir en cherchant. Depuis deux jours là-bas, après, nous a libérés, nous a pris, nous a amenés à la station de Croton, nous a dit via via via. Après le camp, on m'a remis mon séjour là-bas. Le séjour est. Et le passeport. Donc, je disais, après Croton, je me suis retrouvé ici, à Roma, à dormir dehors, à Termini. c'est vraiment terrible, c'est vrai. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'analyse chaque nuit que je dors, j'analyse. Je sais qu'un jour, je vais trouver la vérité dans ça. Quanto sangue, quanto dolore. Per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento, di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità,
Andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Innanzitutto, come mio solito, sono in mezzo agli studenti. E questa volta, per spiegarvi l'articolo 1 della Costituzione, vi leggerò una lettera. Una lettera che vi prego di ascoltare molto attentamente. Nel V secolo a.C., un uomo guida la sua città all'egemonia sulle centinaia città-stato in lotta fra loro che formano la Grecia antica. Qui, ad Atene, noi facciamo così. Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi. E per questo viene chiamato democrazia. Qui ad Atene noi facciamo così. Le leggi qui assicurano una giustizia uguale per tutti, ma noi non ignoriamo mai i meriti e l'eccellenza. Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di tutti gli altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio o come una ricompensa. E la povertà non costituisce alcun impedimento. Qui, ad Atene, noi facciamo così. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro. E non infastidiamo mai il nostro prossimo se non al prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino ateniese non trascura mai i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le proprie questioni private. Qui, ad Atene, noi facciamo così. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. Ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che non è giusto. Qui, ad Atene, noi facciamo così. Un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, ma lo consideriamo inutile. E benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh, tutti, qui ad Atene, siamo in grado di giudicarlo. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà. Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell'Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando la sua fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione. Ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. Qui, ad Atene, noi facciamo così. Pericle, discorso agli Atenienti del 461 avanti Cristo. Secondo me, da questa lettera ci sono tutti i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Ma quello che io voglio sottolineare è quello della partecipazione dei cittadini. Perché vedete, l'articolo 1 di ogni Costituzione, di tutte le Costituzioni, è quello che riserva le speranze, le aspettative. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
È facile dirlo, ma come si attua? Lo si fa se si richiama, per esempio, a quell'articolo che dice che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli per lo sviluppo della personalità dell'uomo. Ma lo Stato non è un'entità astratta. Lo Stato siamo noi. Lo Stato siete voi. Perché un altro articolo che io ritengo sia strettamente connesso all'articolo 1 è l'articolo 34, che dice che i meritevoli e quelli che non hanno le possibilità autonomiche devono comunque raggiungere i più alti livelli. Quindi, in un certo senso, riconosce, come dice Pericle nella sua lettera, che anche se uno non ha le possibilità economiche, ma ha quelle intellettive, deve poter raggiungere l'apice della società. Ma questo come si fa? Qual è il compito dello Stato? Il compito dello Stato è fare in modo che voi ragazzi possiate avere i mezzi per poter studiare come si deve. Cosa che in questo periodo nel nostro paese non sta accadendo, perché in termini di ricerca l'Italia è l'ultima in Europa. Ci sono stati tagli alla ricerca molto poderosi, quindi diventa difficile essere competitivi in un mercato che è quello che aspetterà voi, probabilmente, appunto il mercato europeo. Voi dovrete essere competitivi non solo all'interno dell'Italia, ma anche nell'ambito dell'Unione Europea. Quindi io mi richiamo e concludo alle parole di Piero Calamandrei. La Costituzione è un pezzo di carta. Se io lo lascio cadere, cade. Nessuno lo ferma. Per dargli le gambe, ma io dico per dargli l'anima, è necessario che il popolo, è necessario che i giovani si interessino a quello che è anche lo Stato, perché molti di voi saranno futuri politici, saranno futuri magistrati, futuri avvocati e dovranno avere i mezzi, i migliori mezzi per poter esercitare quando sarà il momento le loro funzioni. Quindi, coraggio e determinazione. Grazie. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.